Potomo. Ultime notizie. Cresce la tensione tra Springfield e la Francia perché il sindaco Quimby ha chiamato i francesi mangiaranocchie. Il presidente francese ha minacciato massicce ritorsioni se non riceverà quanto prima delle scuse immediate. Brutto mangiaranocchie. Ci colleghiamo in diretta con il municipio per la risposta del sindaco Quimby. Io confermo la mia definizione etnica. Siete dei miserabili, schifosi, pretenziosi, selvaggi. Homer, sai quanto sono imprevedibili i francesi? Un minuto prima baciano la mano di una donna e un minuto dopo le tagliano la testa. E se ci dichiarassero guerra? Relax, ti ho costruito un rifugio antiatomico. Qualcosa non ci proteggerà da niente. Va bene, allora non lo usare. Perché lo usa? Brava. Lo so che sono brava. Anche io. Sono contenta per te. E fai bene. Ecco, questo gioiellino si chiama il Resistentinator. Può resistere a un'esplosione da 6 megatoni, né più né meno. Mitico! Coperte, radio, io, il calendario del giorno dopo. Martedì, 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 ma martedì, ma martedì. Gli americani si pentiranno amaramente di averci chiamati in mangiano. Le nostre bombe al neutrone sono pronte. Che cavolo era quello? Chiamo pianeta base. Tenente Kang riferisce l'avvistamento di un oggetto sigaroforme che viaggia ad altissima velocità. Sì, Kang, sta tranquillo, sto prendendo nota. Scommetto che daranno la colpa a me. Ma no, Aquaman, non puoi sposare una donna senza branchie, capisci? Venite da due mondi diversi. Una vita sprecata. Questa la chiamate carne di prima scelta?